dolce ebbrezza s'aspirava e bianca spuma volava, e un solco libero si seguiva in quel silente mar d'un giorno primi. Proseguono da quasi due settimane le ricerche della giovane Vittoria Pelagi, ventenne scomparsa in circostanze misteriose da Gemiano, sua città di residenza. Dal 20 dicembre scorso, giorno in cui è stata vista per l'ultima volta, della ragazza si sono perse completamente le tracce. Nonostante le intensive operazioni di ricerca da parte della Protezione Civile, dei volontari e del reparto operativo della Polizia Municipale, non è stato ancora possibile rinvenire alcun indizio utile a delineare una pista investigativa. Ma ecco quanto ci è stato riferito da alcuni ragazzi del posto che hanno visto Vittoria per l'ultima volta quel 20 dicembre scorso. L'ho vista in un locale a Gemiano, stavo lì con un amico, era una mia conoscente, sì, quando la incontravo la salutavo, ci parlavo, però non più di tanto, mi piaceva leggere, era interessata un po' alla cultura generale, cioè la maggior parte delle volte la vedevo sola. Aggrinzivano le assi della nave. C'era acqua dappertutto, solo acqua, per dissetar però neppure un goccio. Thank you.
si era messa a leggere questo libro e poi di colpo è andata via. Sempre con il libro. Quindi non ha notato nient'altro, quella sera non ha parlato con nessuno, non ha notato qualche atteggiamento diverso dal solito? No, perlomeno no. Quello che sono riuscito a notare io sembrava forse, no, ma era sempre quel, era sempre molto calma, molto riservata, non faceva trasparire le emozioni e sempre qualche preoccupazione. Arturo Randomi, primogenito dell'imprenditore presidente del Consiglio regionale Fulgenzio Randomi, è da pochi giorni rientrato da un viaggio nel sud della Francia per curare gli affari di famiglia. Dopo essere stato sentito dagli organi inquirenti, ha rilasciato questa breve intervista ai nostri microfoni. Mi era sembrata una ragazza tranquilla, con i suoi interessi. Quindi non ha notato nulla di strano prima che scomparisse? Un atteggiamento diverso dal solito? No. La ringrazio. Le ricerche a tappeto condotte dalle unità cinofile continuano in queste ore alla periferia di Gemiano, sollecitate tra l'altro dalle indicazioni di una sensitiva che avrebbe percepito la presenza della ragazza nelle campagne circostanti il centro abitato.
pensavo fosse un incubo. Non sono stato io, posso spiegare? Non penso sia nelle condizioni più adatte per dare spiegazioni. Le assicuro che non è come crede. È accaduto tutto così in fretta. La solita storia di voi, ragazzacci, con l'ego gonfiato dagli zeri dei vostri conti correnti. Dopo averle promesso il paradiso in terra, ha abusato del suo potere per trascinarla in questo posto sperduto e divertirsi con lei con questi giochetti sadomaso, non è vero? Non avrei mai potuto fare una cosa del genere. Io sono venuto qui solo perché... Ho capito. Dimmi che vuoi. Dimmi quanto vuoi. Non ho richieste così venali. Solo un posto da direttore del TG nazionale, le azioni di maggioranza del quotidiano La Voce di Grazia. Mi risulta che tuo padre sia piuttosto ammanicato. Ma se non vuoi venire a patti, beh, questa cassetta mi farà fare un picco d'ascolti da fare invidia ai TG nazionali. Come facevi a sapere dei regali? Sai, il mio lavoro di giornalista ogni tanto stimola piani piuttosto malvagi. Facendo interviste qua e là ho scoperto molti dettagli. Indizi che erano sfuggiti persino alla polizia. Portava una collana addosso che mai vista portarla. E poi, altra cosa assurda che lì non utilizzava mai, era proprio un cellulare. D'accordo. Ma come potevi sapere che la poesia preferita di Vittoria era proprio quella? Quale poesia? Non so di cosa tu stia parlando. La poesia di quel poeta inglese. Poi mi hai fatto trovare il foglietto sotto il cocktail. E poi quel messaggio che mi hai mandato ieri sera. Continuano in queste ore nelle campagne di Gemiano le ricerche del giovane imprenditore Arturo Randomi e del nostro giornalista Mattia Dureri, entrambi scomparsi il 3 gennaio scorso, quando l'ultimo segnale dei loro telefonini sono stati rintracciati in una cella telefonica corrispondente ad una tenuta della famiglia Randomi. E il giudice delle indagini preliminari ha finalmente sentito anche Alice Pelagi, sorella gemella di Vittoria, appena tornata da un lungo soggiorno a Londra. Ecco quanto ha riferito ai nostri microfoni. Non credo che la loro scomparsa abbia a che fare con quella di mia sorella.